Ok, dopo aver visto tutti i concetti principali che intervengono quando si ha a che fare con l'incertezza delle misure, andiamo oggi a vedere di fare qualche esercizio per mettere in pratica, per applicare quanto abbiamo visto nel corso delle lezioni precedenti. Iniziamo con l'esercizio numero 15 a pagina, mi sembra, 96. Dice la seguente cosa. Abbiamo un cubo di lato L, ok? E possiamo misurare il lato L con incertezza di, quindi il delta L, di più o meno 0,1 mm. Ok, la figura ci informa che la lunghezza del lato è di 30,0 mm, la lettura proprio. Ok, e ci chiede quale dei seguenti valori indica meglio l'incertezza con cui può essere calcolato il volume del cubo. Qual è il delta V del cubo? Okay. Qui la risposta ovviamente è legata a qual è la relazione tra volume e lato. Il volume del cubo si calcola come lato alla terza, cioè una potenza del lato. D'accordo? Abbiamo visto che nel caso di due grandezze fisiche che siano una la potenza dell'altra, c'è un rapporto semplice tra le loro incertezze relative, quindi l'incertezza relativa del volume è uguale all'esponente, in questo caso 3, per l'incertezza relativa della base della potenza, in questo caso L. Certo, facciamo più in generale, immaginiamo di avere due grandezze, A e X. A vale x elevato alla n, non importa cosa sono a, x ed n, la grandezza fisica A è una potenza di x. Ok? Quando questo accade e io ho una misura di x, quindi x vale la lettura più o meno l'incertezza, allora in virtù del fatto che vale questa legge, l'incertezza relativa della potenza, quindi di A, è uguale all'esponente n per l'incertezza relativa della base, che in questo caso era x. Nel caso nostro, al posto di x abbiamo L, al posto di n abbiamo 3, al posto di A abbiamo V, volume. Ok? Quindi possiamo usare queste informazioni, quelle che ci dà il problema, per calcolare l'incertezza sul volume. Quindi non facciamo altro che usare questa relazione. L'incertezza sul volume è l'esponente che è 3 per l'incertezza relativa sul lato. Quindi ho delta V su il valore del volume che è uguale a 3 per delta L sulla lettura di L, quindi 3 volte delta L che vale. Quant'è l'incertezza sul lato? Ce lo dicono loro. 0,1 mm. Quindi 0,1 mm fratto la lunghezza del lato, ce lo dice la figura, 30,0 mm. Certo. Qui le grandezze millimetri possiamo semplificarle. Abbiamo millimetri sopra, millimetri sotto, si semplificano, e abbiamo 3 e 30 per 0,1, 3 diviso 30 fa 10, 0,1 diviso 10 fa 0,01. Certo? Quindi l'incertezza relativa sul volume
è di 0,01, che corrisponde all'1%. Possiamo scriverlo anche in percentuale, questo è l'1%. Quindi possiamo calcolare il volume con un'incertezza relativa sul volume, che vale delta V fratto il valore di V, che è dell'1%. Questo corrisponde sul testo alla risposta D. Ok? Se volessimo esprimere il volume, immaginate che l'esercizio ci chieda anche quant'è il volume del nostro cubo, con la sua incertezza assoluta. Allora, la prima cosa che facciamo, calcoliamo la lettura. Questa vale 30 mm elevato alla terza. Ok? Quindi 27 con 3 zeri millimetri cubici. Dopodiché abbiamo che dobbiamo calcolare l'incertezza assoluta, che vale quella relativa al volume per il volume stesso. Qui basta invertire questa relazione. Se l'incertezza relativa è quella assoluta diviso la lettura del volume, l'incertezza assoluta la ottengo moltiplicando quella relativa per il valore del volume. Quindi abbiamo 0,01 per 2,7 mm cubici. Quindi otteniamo, basta dividere per 100, 100. Ok? Ci siamo tutti fin qua. Normalmente l'incertezza di una misura la esprimo con un numero che ha una sola cifra diversa da 0, quella più a sinistra. Quindi qui approssimiamo l'incertezza a 300 mm cubici. Quindi l'incertezza cade sulle centinaia. Di conseguenza, quando riporto il valore del volume, quindi volume, lettura, più o meno incertezza sul volume, scrivo il nostro valore, quindi 271230 mm cubici, più o meno 300 mm cubici. Quindi il valore, l'incertezza cade su questo numero. Di conseguenza, in notazione scientifica scriverò 2,70 più o meno 0,03 per 10 alla quarta millimetri cubici. C'è qualche domanda? Dimmi. Non ho capito perché 270 si fa del percento. Certo, adesso te lo ripeto. Fammi solo dare un controllo. Allora, se io moltiplico l'incertezza relativa, che abbiamo visto che era l'1%, quindi 0,01, per il valore del volume, quindi il lato alla terza, ottengo 270. Fin qua ci siamo. Qui ho tre cifre. Normalmente l'errore è stimato sempre per eccesso, per essere più conservativi, e lo si tiene con una sola cifra significativa. Qui ce ne sarebbero due. Quindi tengo quella più a sinistra, le centinaia. Siccome butto via il 7, questo da 2 diventa 3. Ok? Dopodiché uso questa informazione per sapere come scrivere il volume. Quindi qui la prima cifra incerta è quella delle centinaia, quindi queste due cifre non hanno più senso.
Quindi scrivendo la notazione scientifica metterò 2,70 più o meno 0,03 per 10 alla 4 millimetri cubici. Questo è il valore del volume del nostro cubo con la sua incertezza. Qui domanda, avrei potuto scrivere anche 2,7, visto che dopo c'è 0, più o meno 0,03 per 10 alla 4? No. No. Perché quando riporto le cifre scrivo tutte quelle certe e la prima incerta. E la prima incerta è quella, in questo caso, dei centesimi, visto che 3 cade sui centesimi. Ci sono domande? Se avessi dovuto calcolare, anziché, se avessimo avuto a che fare, anziché con un cubo, con un quadrato, quindi con una figura piana, e ci avessero detto di calcolare, che ne so, la superficie, l'area, allora avremmo avuto che l'area è L alla seconda. Ok? Scriviamolo qua sotto. L'area del quadrato è il lato al quadrato. Quindi l'incertezza relativa dell'area vale 2 volte l'incertezza relativa del lato. Quindi, rispondendo a un analogo problema, con quale precisione avrei potuto calcolare l'area di una delle facce del nostro cubo, avremmo risposto dicendo che l'incertezza relativa dell'area di una delle facce è 2 volte 0,1 mm diviso 30 mm. Quindi avremmo ottenuto, in questo caso un valore leggermente diverso, 0,06 periodico, che volendo approssimarlo a una cifra avremmo approssimato con 0,07, cioè il 7%. C'è un'altra domanda? Sì, un po' più in alto, Sì. che ha, ecco lì, è il lato, l'area è uguale al lato al quadrato, Certo. perché Non sento. ha messo due. Perché l'esponente è 2. Ti ricordi la legge generale di prima? Dove l'avevo scritta, aspetta, che non so, eccola qua. Se ho che una grandezza fisica l'ho chiamata A per caso, se A vale x alla n, l'incertezza relativa di A è l'esponente n per l'incertezza relativa della base. Se l'esponente è 2, metterò un 2. Nel caso del volume era 3, mettevo 3. Ok. Tutto chiaro? Ci sono altre domande? Quindi in questo caso possiamo calcolare il volume con un'incertezza dell'1%, l'area con un'incertezza del 7%. La propagazione delle incertezze. Le incertezze si propagano dalle grandezze dirette a quelle indirette. In questo caso misuro direttamente il lato e calcolo il volume. La propagazione coinvolge le operazioni, cioè la somma, la differenza, il prodotto, il rapporto e la potenza. Questo è il caso della potenza, per esempio. Ok? Quindi passiamo a un altro esercizio, se siete d'accordo. E io contavo di proviamo questo, siamo a pagina 82, proviamo questo. Dice, Luisa e Carlo pesano i funghi che hanno trovato nel bosco. Luisa ottiene una massa di 3,56
più o meno 0,05 kg. Carlo invece, quando pesa i suoi funghi, ottiene 3,2 più o meno 0,5 kg. Possiamo dire chi ha raccolto più funghi in massa? Dobbiamo andare a confrontare le due misure. Ok? Quindi questa è la massa dei funghi raccolti da Lucia, questa è la massa dei funghi raccolti da Carlo. È chiaro il concetto? Ci chiediamo per esempio se la massa di quelli di Lucia è maggiore di quella di Carlo. Quelli di Carlo è incertezza di mezzo chilo. Esattamente. Questo è importante osservarlo, bravo. Le due incertezze, come vedete, sono molto diverse. Quindi hanno usato strumenti di misura decisamente diversi. Ok, l'incertezza della misura della massa dei funghi di Carlo è di mezzo chilo, che è 10 volte superiore a quella di Lucia. Lucia ha usato uno strumento a sensibilità 10 volte migliore. D'accordo? Se fosse vero questo, se fosse vero che la massa dei funghi di Lucia è più grande di quella di Carlo, allora vorrebbe dire, per esempio, che la differenza tra la massa dei funghi di Lucia meno quella dei funghi di Carlo sarebbe positiva. Dovrebbe essere un numero maggiore di zero. Ok? Cioè, se io tolgo dai funghi raccolti da Lucia quelli raccolti da Carlo, dovrebbe restarmi ancora qualcosa. È chiaro per tutti? Proviamo a fare questo. Faccio calcolo. Questo chiamiamo la differenza di. Se calcolo la differenza tra le due masse, quindi la massa dei funghi raccolti da Lucia meno la massa dei funghi raccolti da Carlo, cosa ottengo? E otterrò sicuramente una lettura più o meno un'incertezza. La lettura la ottengo semplicemente facendo la differenza. Quindi 3,56 meno 3,2 kg. Qual è l'incertezza di questa misura? Quando faccio la differenza tra due grandezze fisiche, l'incertezza della differenza è comunque sempre la somma delle incertezze. 0,5 più 0,05 kg. Cioè, l'incertezza della differenza vale l'incertezza della massa dei funghi di Lucia più l'incertezza della massa dei funghi raccolti da Carlo, che ci dà 0,5 più 0,05 kg, 0,55 kg, ovvero approssimato a 0,6 kg, per lo stesso motivo di prima. Teniamo una sola cifra diversa da 0, quella più a sinistra. Ok, adesso andiamo a fare la differenza. 3,56 meno 3,02. E viene, fatemi scrivere qua sotto, così l'ho scritta, 0,36 più o meno 0,6 kg. Qui l'incertezza sulle decimi ci dice che il 6 è eccessivo, dobbiamo togliere i centesimi. Io ho l'incertezza sui decimi, questa devo buttarla via. Quindi la differenza, prego, cioè, esatto, devo approssimare il 3 a 4 perché butto via un numero più grande di 5. Scusami. Ho avuto troppa fretta. Attenzione, questo cosa ci dice?
ci dice che la differenza è tra la massa dei funghi di chi era la prima? Lucia e quella di Carlo, è un numero che sta tra 0,4 più 0,6, quindi 1 kg, oppure 0,4 meno 0,6, quindi meno 0,2 kg. Qua dentro, in questo intervallo, è compatibile lo 0. Quindi, l'ipotesi iniziale, cioè che la massa dei funghi raccolti da Lucia sia maggiore di quella dei funghi raccolti da Carlo, la risposta è no. Perché? Perché la differenza tra i due non è significativamente maggiore di 0. Cioè la differenza tra le due masse è compatibile con 0. Questo potevamo dedurlo anche dal fatto che l'incertezza è più grande della lettura. Quando l'incertezza è più grande della lettura, la grandezza fisica è compatibile con 0. Quindi non posso dedurre dai dati che ho che Lucia ha raccolto più funghi di Carlo. Perché? Perché essenzialmente l'incertezza con cui conosco la massa dei funghi di Lucia è troppo grande. È tutto chiaro? Questo è essenzialmente legato al fatto che se faccio una differenza tra due grandezze fisiche, l'incertezza della differenza è la somma dell'incertezza tra i due. Ok? Un altro modo di vedere la stessa cosa è confrontare, forse in modo più semplice, questi due dati. La massa dei funghi di Lucia è compatibile, cioè si estende ad un intervallo che sarà 3,56 più 0,5, quindi 3,61, e 3,56 meno 0,5, quindi 3,51, mentre quella di Carlo è tra 3,7, ok, e 2,7. E quindi i due intervalli si sovrappongono, per cui a causa dell'incertezza non posso dire che le due misure di massa dei funghi raccolti siano diverse. È analogo, le due conclusioni sono la stessa. Perché? Perché questo numero essenzialmente è troppo incerto. Se avessi avuto lo stesso strumento per misurare la massa dei funghi di Carlo, probabilmente avrei potuto concludere qualcosa di più significativo. Con queste informazioni non possiamo dire che Lucia ha preso più funghi di Carlo, perché il dato di Carlo è troppo incerto. Ci sono domande? Bene. Andiamo a vedere un altro esercizio. Per esempio, non si può sapere, no, non posso concludere niente. Per sapere qualcosa di più dovrei rifare la misura con lo strumento più accurato. Eccolo qui. Voglio proporvi il numero 12 a pagina 81. L'esercizio dice: per controllare il funzionamento di una bilancia, misuri più volte una massa di cui il valore ti è già noto ed è di 50 grammi. Quindi la massa che misuro vale 50 grammi. I risultati che ottengo sono i seguenti valori. Quindi misure che ho fatto con la bilancia. 51,02 grammi,
51,00 grammi e 50,98 grammi. Di quale tipo di errore sono affette queste misure? Cosa possiamo dire se usando la nostra bilancia, usando per esempio di solito, sapete, in laboratorio ci sono i pesetti già tarati, quelli con la scritta sopra. Usiamo la nostra bilancia, la bilancia ti dice una volta 51,02, un'altra 51,00, un'altra 50,98. Che cosa ne deduciamo? Tre misure sono poche, d'accordo, ma in base a queste tre misure cosa possiamo dire? Certezza. Possiamo dire qualcosa di più? L'incertezza è ai decimi. No, sì, qui abbiamo usato una bilancia che ha una precisione, una sensibilità al centesimo di grammo, d'accordo. Ma è una bilancia buona, cioè posso fidarmi di questa bilancia? No. No. Perché? Qual è il suo problema? Noi sappiamo già qual è la misura. Sì. Non si è avvicinata. Cioè? Il fatto che non ci sia avvicinata non è un grosso problema. C'è una differenza troppo elevata. No, la cambia sempre incertezza. Cambia sempre incertezza. No, l'incertezza dello strumento è sempre la stessa, quello strumento è sempre quello. Cambia la lettura, cambia il valore. C'è qualcosa che accomuna tutte queste misure? Sono tutte in eccesso. Questa bilancia non è affidabile non tanto perché i valori che mi dà sono diversi da 50, ma perché sono tutti maggiori di 50. Qui ho questi numeri, sono tutti maggiori di 50 grammi. Quindi ho un errore sistematico. Cioè la lettura della bilancia è sempre maggiore di quello che dovrebbe essere. Quindi questa bilancia funziona male, non è affidabile. Commette errori sistematici. Se l'errore è un errore è dovuto a qualcosa di casuale. Ma allora avrebbe dovuto avere anche valori inferiori a 50. Invece in questo caso, in nessun caso ho valori inferiori a quello di cui io conosco il risultato. In questo caso questa bilancia va ritarata, va regolata meglio, ok? Se voglio usare l'esperimento, se no mi darà sempre valori in eccesso. È chiaro il senso? Benissimo. Però invece anche questo. Poi ci sarà anche un effetto statistico, certo, casuale, ma c'è anche quello sistematico. Casuale non posso ridurlo, quello sistematico sì, devo far funzionare meglio la bilancia. Proviamo. Ecco l'11. Sempre stessa pagina. Dice: la massa delle confezioni ortofrutticole è garantita all'origine dal produttore. Con la bilancia del supermercato di sensibilità di un grammo, quindi abbiamo una bilancia con un delta M di un grammo, verifichiamo la massa dichiarata per alcune confezioni che hanno una massa teorica dichiarata di 2 kg. Di arance e ottieni i seguenti risultati. Abbiamo nel primo caso abbiamo 2,050 kg, poi 2,005 kg, 1,980, 1,995 kg e 1,970 kg. Domanda: sulla base dei dati raccolti, ritieni che la bilancia del produttore sia tarata male? Motiva la risposta.
Mi spiego meglio. Abbiamo una bilancia con una sensibilità di un grammo, motivo per il quale quando abbiamo la massa arriviamo fino ai millesimi di chilogrammo. E il produttore di queste confezioni di arance ci dice che la massa di ciascuna confezione dovrebbe essere di 2 kg. Facciamo la misura e in base alle nostre misure dovremo dire se il macchinario che ha prodotto le confezioni funziona bene oppure funziona male e perché. Dobbiamo fare la media. Bravo, esattamente. Qui, diversamente da prima, vedi, sono valori in eccesso ma anche in difetto. Quindi qui apparentemente errori sistematici non ce ne sono, almeno non è così evidente. Dobbiamo calcolare il valore medio delle masse che abbiamo misurato. Quindi la somma di tutti i numeri diviso in questo caso 5. Ne abbiamo 2,050. Fatemi scrivere chilogrammi una sola volta alla fine, che è più semplice. Più 2,005 più 1,980 più 1,995 e infine 1,970. E otteniamo, da qualche parte, eccola qua, fate anche voi questo calcolo, più appunto, e infine otteniamo esattamente 2,000. Quindi, in base ai nostri dati, la macchina che produce quelle confezioni funziona bene, cioè non commette errori sistematici, perché la media delle misure è proprio 2 kg. Nel caso nostro, quale incertezza attribuiamo a questo numero? Cioè, qual è l'incertezza delle nostre misure? Beh, andiamo a vedere qual è la semidispersione massima. Quindi prendiamo il più grande valore delle masse, in questo caso 2,050 kg, meno quello più piccolo, che è 1,970, e lo dividiamo per 2 e abbiamo la semidispersione massima. Scusate, allora 2,05 meno 1,97, 0,04 kg. Quindi la semidispersione massima è di 40 grammi. Nel nostro caso la nostra media, la nostra massa media vale 2,00 più o meno 0,04 kg. Per il fatto che, è tutto chiaro fin qui, per il fatto che la incertezza dovuta alla misura, allo strumento, cioè la sensibilità dello strumento, è più piccola dell'errore della semidispersione massima, dico che l'errore statistico, l'effetto casuale, è rilevante, è importante. Ok? Quindi, se qui avessi avuto un numero più piccolo di un grammo, avrei usato qui un grammo. Tra l'incertezza della misura finale, della media, è la più grande tra quella strumentale, la sensibilità dello strumento, e la semidispersione massima, cioè quella di natura statistica. Qui in questo caso la semidispersione vale 0,04 kg, la sensibilità della mia bilancia era 0,001 kg. Quindi siccome questo numero, l'errore dovuto alla statistica è maggiore di quello dovuto alla misura, ne concludo che
l'errore casuale è rilevante, è importante. Cioè ci sono delle importanti fluttuazioni e variazioni nella massa delle confezioni prodotte dalla macchina, però in media la macchina funziona bene, è tarata bene. Cioè non fa errori sistematici, però fa errori casuali nel produrre le confezioni. Ci sono domande? Ok. Vediamo se troviamo un altro esercizio. Vediamo per esempio. Questo ci serve la questo. Proviamo questo. Il numero 60, la pagina 87. Non so se riuscite a vederlo. L'esercizio dice la seguente cosa. Abbiamo, come all'inizio, un quadrato, una lamina quadrata, il 60, a pagina 87. La lamina ha una lunghezza, il lato è quadrato, ha una lunghezza L che vale 12,1 più o meno 0,1 centimetri. Calcola il valore dell'area con la sua incertezza. Ok, abbiamo questa superficie quadrata, misuriamo direttamente il lato e vogliamo calcolare l'area con la sua incertezza. Il lato misura 12,1 più o meno 0,1 centimetri. Quant'è l'area? 12,1 più o meno 0,1 cm alla sponda. No, ahimè, no. L'area è legata al lato al quadrato, e in questo ti do ragione. E questo sarà il modo in cui calcoliamo la lettura dell'area. Quindi sarà 12,1 centimetri tutta la seconda. Nel caso specifico, 12,1 viene 146,41 centimetri quadrati. Adesso dobbiamo andare a vedere qual è l'incertezza di questo numero. Abbiamo visto prima che l'incertezza relativa dell'area vale due volte l'incertezza relativa del lato, che nel nostro caso quindi vale 2 per l'incertezza del lato è 0,1 cm fratto 12,1 cm. Quindi abbiamo 0,1 diviso 12,1 per 2, 0,0165 eccetera. Quindi circa l'1,7%. Esattamente identico, sì. Solo che stavolta dobbiamo trovare un'area, quindi l'esponente è 2. Da questo, quindi questa è l'incertezza relativa dell'area, l'incertezza assoluta sull'area la trovo moltiplicando quella relativa per il valore dell'area stessa. Quindi abbiamo questo numero moltiplicato per 1146,41.
141 e otteniamo 2,42 centimetri quadrati, che approssimiamo, gli errori si approssimano sempre per eccesso, a 3 centimetri quadri. Teniamo la cifra più grande, quella più a sinistra, diversa da 0, e la arrotondiamo in questo caso per eccesso, perché è un'incertezza. Questo ci dice che l'errore cade sulle unità. Quindi il 4 e l'1 dobbiamo buttarli via. Siccome butto via un 4, il 6 me lo tengo. Quindi il valore dell'area sarà 146 più o meno 3 centimetri quadrati. Ok? Ci sono domande? Dimmi. Come mai abbiamo approssimato a 3? Perché gli errori normalmente è bene approssimarli per eccesso, perché dobbiamo fare in modo che questo intervallo, cioè l'ampiezza dell'intervallo d'errore, deve contenere la misura probabile. Se io approssimo l'errore per difetto, ho un intervallo d'errore più piccolo di quello che in realtà dovrebbe essere. È più sicuro, tra virgolette, avere un intervallo, se voi approssimato un pochino per eccesso. Okay? Mentre la lettura dello strumento o la lettura della misura la approssimi arrotondando, cioè aumenti la cifra che tieni se butti via 5 o più di 5, l'incertezza normalmente la tieni con una sola cifra significativa approssimando per eccesso. Okay, se poi negli esercizi approssimerete anche quella, non è un grosso errore, però normalmente è preferibile approssimare gli errori per eccesso. Ci sono domande? No. Allora direi che per oggi ci possiamo fermare qui.